Oggi qualsiasi forma di comunicazione contiene in sé la possibilità di divenire espressione artistica. Dagli oggetti d'arredamento alle automobili, dalla scultura alla videoarte, c'è una linea sottile che lega tutte le manifestazioni della creatività. E questo è il mondo di Linea, idee e desideri toccati dalla scintilla dell'arte. La scuola pianistica napoletana può diventare un baluardo, forse uno degli ultimi, di una cultura che affonda le radici nei secoli passati. Naturalmente nel mondo ci sono state tante scuole pianistiche, ma l'articolazione, gli snodi, la pluralità anche stilistica, le predilezioni interpretative di questa scuola sono davvero molteplici. Sicuramente, voglio dire, c'è stata la grande scuola di Liszt, c'è stata la grande scuola di Moscheles, però diciamo che in questo caso anche la possibilità di rinvenire queste articolazioni all'interno di questo percorso ci dà la possibilità di vedere come questa scuola è, voglio dire, tuttora appunto vive operante e che non si è arrestata nel tempo ma ha continuato a produrre talenti. Un valore aggiunto di questa scuola forse può essere appunto la straordinaria capacità, diciamo, di differenziare proprio l'approccio anche esecutivo rispetto al pianoforte, però con una identità comune, con un comune denominatore che è rintracciabile, è quasi un'aura che però ha comune, affratella in qualche modo i pianisti che hanno avuto la fortuna in qualche modo di appartenervi. È una scuola sicuramente proiettata nel futuro, anche, e ripeto, la presenza di forse di un pianista come Stefano Bollano lo testimonia, anche forse a nuove soluzioni proprio tecnico-strumentali. La prima parte di questa intervista a Massimo Farnioli ci introduce nel tema di questa puntata di Linea, dedicata alla scuola pianistica napoletana, che trova il suo momento topico nella figura del maestro Vincenzo Vitale. La figura centrale però di questo snodo, di questa, diciamo, di questa straordinaria avventura, a Napoli rimane l'opera di Vincenzo Vitale, che noi celebriamo a 100 anni dalla nascita. È stato Vitale a ricapitolare in tutta la sua vita l'importanza di questa scuola e soprattutto quella di rilanciarla attraverso un apostolato, possiamo definire, e nella scuola di Vitale fanno parte moltissimi pianisti che sono tuttora in grande carriera. Ci sono tanti pianisti che appunto continuano a sottolineare l'importanza di questa anche appartenenza, se vogliamo, a questo alveo importante che è appunto la scuola pianistica napoletana. Stefano Bollani è il più versatile ed istrionico pianista italiano. Uno stile che va dal jazz alla classica, ma che denuncia sempre una spiccata personalità ed un modo innovativo di concepire la tecnica pianistica. Io in conservatorio ho studiato al Cherubini di Firenze con un maestro napoletano, Antonio Caggiula, che ha avuto un'estrema pazienza col sottoscritto, perché il sottoscritto già faceva jazz di nascosto, non glielo voleva far sapere, e il mio maestro l'ha scoperto solamente all'ultimo anno al diploma. Io ho temuto di essere cacciato in malo modo. Non stiamo parlando dell'Ottocento, parliamo degli anni... mi sono diplomato nel 1993, sono del 72. Va bene, avevo un maestro napoletano, ma non avevo capito esattamente, come mi è stato spiegato da Farnioli, che addirittura faccio parte di una scuola pianistica napoletana, che è strano nel 2000, perché uno pensa che ormai siamo tutti cani sciolti, quando sente parlare di scuole, di movimenti, si pensa come minimo ai primi del Novecento, poi pensa alle botteghe e quindi pensa al Rinascimento fiorentino, e invece no, evidentemente queste scuole esistono ancora. Mi ha fatto addirittura una serie di nomi che mi hanno spaventato. Mi ha fatto scoprire che mio maestro studiava con Denza e Aprea, mi ha fatto capire che alcuni dei miei colleghi dell'epoca, come Alessandra Ammara, o colleghi dell'epoca, nel senso colleghi studenti dell'epoca al Conservatorio a Firenze, Alessandra Ammara, o miei coetanei come Cominati e Prosseda, vengono dalla stessa scuola, e questo, devo dire, alla fine fa piacere, perché uno ha sempre piacere di sapere che nasce dal nulla, che prima non c'era nulla e poi è arrivato lui e suona il pianoforte quando è ragazzino. Poi a un certo punto invece diventa gradevole sapere che c'è compagnia e che quindi, insomma, tutto quello che fai viene da qualche cosa, viene da un passato, peraltro da un passato glorioso.
Ora, da cosa si dovrebbe capire che Bollani viene dalla scuola pianistica napoletana, visto che suona jazz, che si contorce, che si mette una mano sopra l'altra, che chiude e fa così, eccetera, eccetera? Beh, questo già si dovrebbe capire, perché questo lo studiavamo, studiavamo i pezzi con il coperchio chiuso. Però in realtà io non lo so da cosa si dovrebbe capire, ma sicuramente quello che mi ha lasciato il maestro Caggiula e la sua infinita pazienza è un metodo di studio, nel senso che io tuttora studio nel modo che ho imparato da lui. Se devo studiare un pezzo nuovo, classico soprattutto, ma a volte anche se devo guardarmi un assolo jazz trascritto di qualcuno. E indubbiamente mi ha lasciato anche un'idea di disciplina, il che vuol dire che so qual è la disciplina necessaria per suonare lo strumento, e che vuol dire che a volte non la utilizzo perché sono indisciplinato. Però per essere indisciplinati bisogna conoscere la disciplina, nel senso che per fare lo stravagante, se vogliamo usare questo termine, bisogna per forza sapere qual è la regola, altrimenti non è divertente, perché l'avanguardia è divertente quando rompe con la tradizione. Per rompere con la tradizione bisogna che con la tradizione si confronti, perché se io voglio rompere con una donna prima ci devo andare, se io voglio rompere con un amico prima ci devo litigare di qualcosa e quindi devo parlarci. Io non voglio rompere con la scuola pianistica napoletana e non voglio rompere neanche agli altri pianisti, però credo che appunto sia molto bello che qualcuno si metta a fare una specie di albero genealogico, anche se ovviamente poi io ho intravisto l'albero genealogico che Farnioli vi sta facendo vedere in questo momento, e ho notato che in effetti di cani sciolti ce ne sono parecchi, perché se mi chiedessero cosa c'è in comune fra Lucchesini, Cominati, il Barenboim nominato lì e quell'altro e tutto il resto, non saprei esattamente dire che cos'è, tranne il fatto che tutti suonano tasti bianchi e tasti neri, e devo dire quasi tutti suonano in prevalenza tasti bianchi, perché mi viene anche il dubbio sono di più. Paolo Restani è uno dei maggiori interpreti europei del pianoforte. Spesso paragonato a Horowitz, ha nel suo bagaglio di preparazione e conoscenza musicale forti legami con la figura di Vitale. In questa performance al vivo, le capacità espressive di un assoluto protagonista della musica classica internazionale. Thank you.
Piero Rattalino è il più prestigioso esperto di tecnica pianistica in Italia, un artista del piano capace di analizzare i grandi interpreti dello strumento, sia dal punto di vista tecnico che teorico. Vitale non era un teorico. La sua teoria era basata su uno studio approfondito dell'atto del tocco di Tobias Matte e della dinamica pianistica di Brugnoli. Proprio in occasione di quel concorso a Udine, nell'interrogazione orale che si faceva, allora egli mi pose delle domande alle quali io risposi e lui rimase stupito dal fatto che io conoscessi sia Matte sia Brugnoli, che li avevo letti, li avevo anche studiati e meditati. Non era una cosa, posso dirlo senza falsa modestia, non era una cosa normale per un giovane pianista di allora conoscere questi testi teorici, quindi a lui fece piacere e mi pose anche delle domande molto approfondite senza che io sapessi rispondere a tutte le domande. Infatti poi ricordo che una volta che ci incontrammo casualmente a Roma, proprio nella hall di un albergo, su un tavolino, egli mi fece vedere, battendo così sul tavolo, le basi della teoria, della distinzione di suono brillante e suono simpatico di Matte, eccetera, eccetera. Quindi quelli erano i suoi testi di riferimento. Aveva fatto anche studi sulla fisiologia, sull'anatomia, ma ripeto, non agiva con mentalità scientifica, infatti non ha lasciato delle pubblicazioni proprio per questo. Si rendeva conto dei limiti della teoria di Brugnoli, si rendeva conto anche del fatto che Brugnoli fosse uno scrittore caotico, del resto anche Matteo è uno scrittore caotico, ma aveva una grandissima ammirazione per la sonorità di Brugnoli. Aveva ascoltato Brugnoli, mi disse, una sola volta in un salotto, e l'aveva ascoltato nelle due leggende francescane di Liszt. E mi diceva che quella sera Brugnoli, che soffriva molto di trach e quindi più delle volte faceva dei disastri, che quella sera invece Brugnoli era molto ispirato e aveva suonato con una sonorità particolare, di una bellezza tale che lui ne era rimasto così impressionato da aver poi ricercato di riprodurre questa sonorità. Questo mi ricordava un racconto fatto da Teodor Leschetizky, grandissimo maestro di Paderewski, di Schnabel e di tanti altri, il quale racconta di aver ascoltato una volta Julius Schulhoff in un semplice pezzo, mi pare il Pastorello o qualcosa di questo genere, con una sonorità cantabile talmente bella che ad aver costretto poi Leschetizky a passare giorni e notti sul pianoforte per ritrovare il segreto di quella sonorità. A Vitale era successo, a quanto mi disse, un po' qualcosa dello stesso genere. Questa sonorità di Brugnoli lo aveva talmente impressionato da cercare di razionalizzare in qualche modo e didatticamente il tipo di sonorità che era, questa sonorità del cantabile poi particolarmente. E infatti in varie occasioni egli sosteneva che era possibile insegnare il cantabile, mentre di solito si dice che il cantabile è una dote che uno ce l'ha o non ce l'ha. Devo dire che Vitale aveva una genialità da artigiano soprattutto, quindi la mentalità non era da scienziato ma da artigiano. E l'artigiano che capisce e intuisce i problemi, parlo come insegnante, che capisce e intuisce i problemi, era capace di individuare quale difetto ci fosse o quale cattivo uso ci fosse nella muscolatura, ad esempio, cioè era capace di andare a toccare un muscolo nella schiena quando il quinto dito non funzionava bene o cose di questo genere. Quindi c'era proprio questa capacità di capire il corpo dell'allievo e di trovare il modo di farlo agire meglio di come agisse. La persona di Vitale era del tutto affascinante come gentiluomo napoletano di antico stampo. Era veramente affascinante, era affascinante la sua conversazione, erano affascinanti le sue battute. Ecco, ma un conto è la figura e un conto è l'opera. La figura è un qualcosa di assolutamente, ripeto, affascinante nel mio ricordo o nel ricordo di chi l'ha conosciuti. L'opera è soggetta naturalmente ad una valutazione critica.
che non mi pare sia stata fatta, e credo che il miglior modo di ricordarlo nel centenario della sua nascita sarebbe appunto quello di cominciare ad esaminare criticamente la sua opera di didatta per, secondo me, ripeto, sceverare quello che c'è di determinato storicamente e quello che invece c'è di valido per sempre. Luis Bacalov, un premio Oscar fortemente legato alla città di Napoli, sia perché vinto con la colonna sonora del Postino di Troisi, sia per l'esperienza formativa con Vitale. In questa performance esclusiva rilegge un grande classico del tango argentino. Avete visto Linea, idee e desideri toccati dalla scintilla dell'arte.